Ciao ragazzi, siete dei grandissimi. Oggi sto facendo due video, questo ve lo pubblico domani però, perché sennò mi vizio troppo. Oggi due video perché sto facendo il trasloco a casa, ragazzi, sono molto contento. Finalmente riavrò una casa. E allora mi va di fare due video, anche perché sto sulla pontina, vivo da Brigomen ormai, Brigomen casa. E Brigomen neanche mi paga, pensate che bello. Però dato che la Roma ha vinto, arriva una casa, voglio fare video e voglio parlare di un sacco di argomenti che, perché io quest'anno ho fatto pochi video, ho gli addietrati, ragazzi. Quanto è bello che sono ritornati tutti sul carro della Roma, più che altro. Prima di dire questo, però, mi piacerebbe ricordarvi che vi sto dando la possibilità di guadagnare 10 euro senza fare sostanzialmente un cazzo, stando belli belli lì sul letto, seguendo dei semplici passi che potete trovare sotto in descrizione a questo video. Dovete scaricare l'app, magari, di cui io sono uno dei soci fondatori, e dovete testarla. Vi si chiede solamente questo, le vostre dita, nulla di più. Vi regalo 10 euro, non mi sembra che nessuno a questo mondo vi abbia mai regalato 10 euro, né Dan Fricchin né Mario Draghi, nessuno vi regala 10 euro se non il sottoscritto, perché voi con questo canale ci magnate. Detto questo, in attesa dei vostri questionari, Dan Fricchin io lo voglio ringraziare, perché è pur vero che non ci regala buoni delivery come il sottoscritto. E qui qualcuno potrebbe dire, ma allora sei meglio di Dan? Non lo so, questo lo state dicendo voi. D'altro canto, io da quando è arrivato ho sempre detto, cioè, dobbiamo benedire, perché è arrivato qualcuno così di cui non si capisce il progetto economico, che viene qui a mettere soldi su soldi su una macchina che brucia soldi, perché la Roma i soldi li brucia. Cioè, la stiamo ristrutturando, per carità, gli stiamo togliendo, diciamo, le parti inutili, però, ragazzi, veramente una visione di medio-lungo periodo è importante. E la prospettiva è questa qua, la prospettiva con Mourinho è chiara, c'è voglia di investire in questa Roma, e c'è voglia di farlo con la testa. Magari l'anno scorso tutti si aspettavano una campagna da 400 milioni di euro, che in molti casi in passato sono risultate essere campagne fallimentari. Devo comunque ricordarvi che la Pontina è una strada che ha un manto che è di una qualità pazzesca, cioè veramente non capisco perché la Formula E non la facciano sulla Pontina. Cioè, fai una gara Latina-Roma, cioè viene proprio bijou, perché è veramente una tavola da biliardo questa strada, meravigliosa. A due strade, secondo me, a due corsie, secondo me è anche un po' troppo larga. Se c'è qualcuno del comune di Roma, della provincia, io consiglierei di restringerla a una corsia, perché con due la rendiamo più sfiziosa con una corsia. Detto questo, Dan Fricchin è arrivato qua a Roma a buttare soldi per i primi anni, e quindi, cioè, veramente devono avere una visione di medio-lungo periodo incredibile, perché non credo che loro si divertano a buttare soldi, tanto più che non vengono qui ad essere, sai, ad essere ricoperti di fama e gloria, perché non parlano, sai, io vengo qua per acquisire notorietà, no, stanno completamente zitti nel mutismo totale, selettivo, che mi casa tantissimo, perché non parlano con nessuno, quindi nessuno sa cosa loro possano pensare. E quindi la speranza è questa qua, cioè la speranza ormai incomincia a diventare pure una piccola certezza, poi per carità, le cose della vita non si possono sapere, però, cioè, vista da fuori, l'unica cosa che mi viene da pensare è che veramente loro hanno una visione da qui a 5-10 anni per la Roma, che mi dà fiducia, mi casa no, perché mi sono già gasato in passato troppo, adesso ho una certa età, mi dà fiducia il fatto che loro si siano avvicinati agli organi della UEFA, che per carità, sapete cosa penso della UEFA e della BGC, ma il fatto che loro ci siano avvicinati è evidentemente voglia di stare lì, nel circolo delle persone che contano, per poter decidere e per avere una certa influenza, perché il calcio
non è uno sport pulito, e questo mi sembra evidente, e quindi questo è un elemento che mi fa pensare che loro comunque ci siano con la testa, con il cuore e soprattutto con i soldi, e vanno ringraziati già perché comunque sia ci hanno portato un trofeo internazionale che non mi pensavo mai la Roma potesse vincere, sinceramente, eccezione fatta per quelle esploate della semifinale rubata dal Liverpool, ma non mi pensavo la Roma potesse vincere. È pur vero che ci abbiamo avuto negli ultimi anni una crescita europea, più europea che nel campionato di Serie A, per i motivi che sappiamo, e mi fa piacere. Non so che altro dire se non dirgli grazie per quello che hanno fatto e per quello che probabilmente faranno. E qui il discorso poi ci si collega col mercato, no? Perché adesso in che direzione andiamo? Mourinho, subito finita la partita, ha subito, diciamo, rimandato tutti alla sessione di mercato, perché ha detto devo parlare col presidente e loro devono decidere che direzione dobbiamo prendere, perché la Roma ha bisogno di rinforzi, questo è innegabile, perché per anche per poter provare a vincere eventualmente l'Europa League, cioè, perché qualcuno poi sta dicendo no, noi ce la possiamo fare, si vince, ragazzi, le competizioni europee è difficilissimo vincerle, per questo chi snobba la vittoria della Roma in Conference non capisce un cazzo, perché comunque sia le competizioni europee sono difficili da vincere, è difficile studiare le squadre, sta a mezzo alla settimana, ti porta via energie mentali e fisiche, ci vai con infortunati, è difficilissimo vincerle. Cioè sono trofei che non sono comparabili alla Coppa Italia, cioè la Coppa Italia sono 3-4 partite, 5 partite se parti al turno prima, non c'entra niente con i trofei europei che durano un'infinità da inizio stagione, cioè sono campionati paralleli quasi, no? Cioè la Roma quante partite ha fatto in Conference? Una quindicina, una cosa del genere. La Coppa Italia sono 4 partite, è normale che è una coppa inferiore rispetto a una qualsiasi coppa europea, se non altro per la durata. E poi è strada facendo di avversari tosti, ne becchi, perché la Roma ne ha beccati. Lo stesso Bodo che adesso poi è denigrato da tutti quanti, era una squadra di qualità. Certo, noi stiamo parlando di una squadra pazzesca, ma una squadra che sta a livello di qua, del Sassuolo, cioè di queste cose qua, che ti può mettere in difficoltà. Comunque, dobbiamo decidere che direzione. Allora, noi abbiamo delle problematiche sul mercato che dobbiamo affrontare. Prima di tutto dipenderà pure che tipo di modulo andremo a scegliere per l'anno prossimo, questo è evidente, perché difesa a 4 e difesa a 3 sono due cose completamente diverse. Completamente diverse sia per i braccetti, no? Della difesa a 3, i centrali esterni, sia per i quinti o i terzini, perché fanno un ruolo completamente diverso. Per esempio, per me Karsdorp è limitato come quinto, perché un quinto deve segnare. Karsdorp ha fatto un gol con la Roma, non va bene, cioè i quinti devono finire con 4, 5, 6 gol, perché altrimenti non va bene. Pur vero, qualcuno mi dirà Cafu non segnava mai. Sì, Cafu non segnava mai, ma Cafu era un qualcosa di allucinante sulla fascia. Poi l'anno dopo scudetto abbiamo trovato Candelà, che era l'ira di Dio. Però di per sé gli esterni devono segnare, cioè devi mettere dentro gol, devi mettere dentro assist, e secondo me Karsdorp fa troppo poco. Per carità, è cresciuto, ma secondo me è il punto debole di questo modulo, l'esterno, perché deve essere micidiale, non lo è. La difesa a 3, la gente continua a criticare Mancini e Bagnez, però secondo me una squadra che comunque ha fatto non so quanti clean sheet, ma penso tipo 22 durante tutto l'anno. Cioè bisogna dare atto pure che i difensori, oltre che il portiere, sono stati solidi. Ecco, la Roma il portiere per l'anno prossimo ce l'ha, perché ce l'ha, perché Rui Patricio ce l'ha ancora, diciamo, due stagioni in canna, secondo me. Quindi non mi preoccuperei del portiere. Dei difensori mi preoccuperei di incominciare a prendere qualcuno che possa dargli il cambio, gente che denigra i Bagnets e Mancini. È vero, non saranno i difensori più forti del mondo, ma comunque per trovare difensori più forti di loro devi andare a spendere tanto in questo momento, quindi non so se la Roma farà un investimento lì. Cioè Dio poi per l'altro ci preservi il buon Smalling, perché è fondamentale nella difesa della Roma.
Quindi sicuramente un investimento in difesa andrà fatto. Di che entità non ve lo so veramente dire, e secondo me è la cosa un po' più difficile da fare, perché poi l'esterno destro secondo me non devi andare a... Allora, o decidi di giocare con Spinazzola e Zaleski da una parte e dall'altra, quindi di andare a spostare Zaleski a destra, che potrebbe essere un'opzione, perché ci potrebbe stare, però in quel caso comunque sia devi andare a prendere un esterno di sinistra o un esterno che ti possa fare tutte e due le fasce, diciamo da panchina, no? E in questo caso tu vai comunque a spendere non tanto, oppure devi andare a investire pesantemente per un esterno destro che sia un esterno destro forte. Quindi secondo me sugli esterni la scelta non è molto difficile. Per la difesa veramente farei fatica a dirvi ok, sì, panchiniamo Mancini, perché comunque ha dei limiti, e cosa che secondo me non accadrà, perché Mancini è un uomo che è fondamentale per Mourinho. O panchiniamo Bagnas, che secondo me anche lui ha dei limiti di concentrazione, ma comunque ha delle capacità atletiche pazzesche. Quindi la difesa per me rimane la cosa più difficile da aggiustare, perché poi il centrocampo ti può sbizzarri quanto ti pare, nel senso dipenderà se devi da via avere tu, che comunque sia apre e chiude la Valencia, si è fatto un'ottima finale, è entrato veramente bene per tu, e stava peraltro per segnare per tu, tiro che non avevo menzionato nel video del giorno dopo, ma per tu me l'ero dimenticato, quello era un tiro insidiosissimo, peraltro gli hanno pure deviato, il portiere ha fatto una paratona. Dipende che deve fare Veretout della sua vita, se vuole tornare a giocare, perché le ultime tre partite sembra che... anzi, dopo Venezia, le ultime due, col Torino e con la... e col Feyenoord, ha giocato molto bene. Quindi Veretout dipende che cosa vogliono fare, chi uscirà lì. Se poi andrà a riscattare Oliveira, che non lo riscatterà 15 milioni di euro, perché non ha dimostrato di valere 15 milioni di euro, vista l'età, Era partito molto bene, si è un po' afflusciato, diciamo, stagione da 6, quindi... penso che su Oliveira la Roma tratterà. Se Oliveira non dovessi riscattarlo, ti puoi sbizzarrire quanto ti pare, perché secondo me la Roma ha comunque un problema di un calciatore lì che abbia la rapidità di esecuzione di lanci, di passaggi, perché Cristante ce l'ha il lancio lungo, ma lo fa ad una lentezza tipo dell'Ent del Signore degli Anelli, ma comunque sia, vi ripeto, Cristante è stato tra i migliori dell'anno. E anche al tempo stesso qualcuno che abbia dinamismo, perché se per tu quel dinamismo non te lo dà più perché ha smesso di vivere, devi prendere qualcuno con dinamismo. Ma il centrocampo è sicuramente qualcosa che andrà affrontato, la scelta la dovrà fare Mourinho, però è innegabile che la Roma avrà bisogno di un centrocampista centrale, è innegabile questa cosa qui, considerando poi le partenze, credo, di Darbonzo, Sicura, di Diawara. Quindi la Roma è stata corta, se va via Oliveira torna ad essere ancora più corta lì a centrocampo, quindi lì sicuramente la Roma investirà. Poi davanti noi ci abbiamo avuto problemi, perché la seconda punta del Salo Zaniolo non ha segnato tanto, secondo me l'anno prossimo potrà fare meglio se dovesse rimanere alla Roma, ma abbiamo avuto un altro grande problema, cioè non abbiamo mai avuto persone che saltassero l'uomo e ci creassero un'imprevedibilità lì davanti, quindi questo è il problema, cioè lo stesso Shomurodov, che comunque con Abraham secondo me in coppia ha fatto meglio di quando ha giocato da solo, è un calciatore che non ti salta l'uomo, magari ti può dare un po' di profondità con la velocità, ma non ti salta l'uomo, cioè in questo senso Dybala, che secondo me è fuori dalle portate della Roma e secondo me neanche interessa, così a sensazione, Dybala sarebbe un uomo fondamentale, perché è un calciatore che con un dribbling, con una giocata, ti può spezzare la difesa avversaria, perché altrimenti sei costretto a giocare sempre di rimessa come abbiamo fatto, senza neanche farlo bene, perché Zaniolo difficilmente è entrato negli spazi dietro la difesa, l'ha fatto in poche partite, una di queste per esempio col Bodo, e li ha massacrati, infatti, perché non ci riesce bene ad andare oltre le spalle della difesa. Lui ama prendere la palla addosso, sentire l'uomo addosso e giocare di fisico, quindi fare totalmente un altro tipo di gioco. Ma la Roma questa ha avuto difficoltà a fare, profondità fatta con i tempi giusti, con quelle, cioè tutto l'anno io mi sono immaginato la Roma con Salah, no? Cioè tante volte i giocatori alzavano la testa, la voglio dare a qualcuno, a chi la do? La do ad Abraham, ma che sì, per carità, ci prova a tenere la palla, e apre e chiude la parentesi, non l'ha mai tenuta bene come faceva Dzeko.
ha fatto tanto altro, ma non ha mai tenuto la palla bene come faceva Dzeko. Ma quanto sarebbe stato utile qualcuno che praticamente creasse una difficoltà alla difesa con lo spazio lasciato dietro, no? Cioè la squadra avversaria che ti attacca, se tu lasci quei 20 metri dietro la difesa di vuoto, Salah era l'ira di Dio, cioè i calciatori che facevano sparavano la palla nel vuoto e Salah portava indietro la squadra avversaria di 30 metri e li ammazzavi così, facendo così, lanciando semplicemente un giocatore veloce nello spazio. Zaniolo non l'ha mai fatto, non so se può farlo arrivare a questo punto, ma sicuramente là davanti serve investire, quindi gli investimenti che vedo certi sono a centrocampo, in attacco, e poi sugli esterni vediamo che cosa vogliono fare loro, perché poi dipende quanti soldi vuoi mettere, quanti soldi vuoi investire, parliamoci chiaro, cioè l'esterno destro forte, cioè, chi è? Voi mi direte, chi prenderesti a destra forte che ti salta uomo? Non lo so, non lo so, perché che ti salta l'uomo, che comunque c'ha dei gol in canna, chi prenderesti? Ragazzi, veramente, insomma, ho incontrato una persona che con la macchina è veramente paurosissima, una donna, casualmente. Comunque, ecco, dipende da quanto vogliono investire. Io vedo investimenti certi al centrocampo, in attacco, sugli esterni qualcosa devi fare e qualcosa in difesa, che poi alla fine mi ha detto grazie al cazzo, ha detto tutta la squadra, però questo è, questo è, e staremo a vedere poi le uscite, perché poi alla fine la Roma di uscite pesanti chi può fare? Zaniolo, l'eroe della finale. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, sotto in descrizione, se volete mangiare gratis vi faccio mangiare io, tranquilli, non vi preoccupate, neanche dovete più lavorare, vi do anche da mangiare. Ciao Tatti e ciao a tutti quanti.